Zombie Apocalypse. Allora, eccomi ragazze, nuovo video prodotti beauty finiti, non so se siano a casa, non mi ricordo cosa ho messo, quindi andrò a random se riesco, sperando che la registrazione stavolta non si blocchi, ovvero non si chiuda, comunque nulla. Questa è la borsa, ce l'ho posso fare in fretta perché altrimenti non riesco a fare la raccolta indifferenziata se non termino tutto quello che ho, vabbè. Capitolo a parte, questa è la busta dove butto tutto ciò So che pochi finisce. mapponi, non so cosa mi è piaciuto, cosa no, perché non mi ricordo più che cosa ho utilizzato gli ultimi momenti, che gli ultimi pochi giorni che stavo utilizzando i miei prodotti preferiti. Comunque, vabbè. Vidal, ah, ragazze, cosa non è Vidal? Quanto ne ho terminato di Vidal? Aspettate Tre un Vidal? secondo. Sì, tre Vidal. Yes. Tre Vidal, che questo è More muschio, sì. Questo qui è il mio. Mi sta diventando, non capisco perché, il mio preferito. Oltre. È una emozione che non lo so come percepirla, ma mi fa sentire alle Hawaii o in paradiso, o meglio ancora ai tropici, sì. Perché è veramente. Perché non tiro su lo meglio. Buonissimo. Fantastica. Poi non so dove mettere perché c'è un casino, stavo truccando prima, quindi ero ancora facendo un altro video di trucchi, ma vabbè. Poi Sensual Touch, vabbè, comunque sì, ci siamo capiti. Questa è Berry e Mask, questa qui, vedete? Sì, Berry e Mask, o come suol dire, talco liquido, questo è Sensitive. Top, anche questo non è male, fantastico, mi è piaciuto molto. Un altro che è della Vidal, muschio bianco, top, mi è piaciuto. Li ricompro ogni volta, li finisco e li ricompro, finisco e li ricompro perché sono top, ragazzi, voglio dire. Che profumazione ottimale. Due colori che ho terminato e anzi ne ho ricomprato un altro perché sta diventando il top del top. Al posto di quello dello Respin, che ce n'è uno qua da iniziare, ma questi stanno diventando i miei preferiti dal momento, anzi il mio preferito del momento, anche che lo sta usando mia nonna, però a me piace da morire. Tantum Verde sto parlando. Sto parlando del Tantum Verde SOS Placca, colluttorio cosmetico, igiene orale quotidiana. Barriera proteica antiplacca, ok. A soli offerte, poi vabbè. Lasciamo perdere. 4,99 euro. Comunque, a parte quello, mi piace e pulisce bene la bocca. Ce n'era 500 ml di prodotto per 12 mesi di riparo. Tanto vabbè, io li faccio andare via come il pane. Top, mi piacciono, anzi ci piacciono, visto che li uso. Giusto per mia nonna, dentifricio della Sensodyne Top, anche questo 700, ma cosa sto dicendo? 75 ml di prodotto, anche questo wow, top. Devo dire la verità, siccome io sono sensibile di denti e gengive, quindi questo ci va top. Come dire, non dico sempre solo dire top. Ci va a nozze con i miei denti, perché tra gengive e denti sensibili mi sta proprio, mi aiuta contro la sensibilità gengivale e dentale, quindi questo è wow, mi piace. Poi, questo me l'ha consigliato tra l'altro il dentista, e non so se è il dentista o il farmacista, uno dei due, comunque sta al fatto che mi ci trovo bene. E mi pare che anche Elena Pauciullo, sì, anche lì. Vabbè, comunque. Antiforfora shampoo, appunto Garnier Fructis. Questa è un'antiforfora che per capelli normali la utilizzo un po' meno dopo io e ci troviamo strabene. Quindi promosso anche questo 250 ml, bla 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 bla, 12 mesi, top. Poi ultimo, ma non per ultimo, per importanza, questo della Vichy Pur Thermal, questo l'ho visto anche da, come si chiama?
quella ragazza che fa, non quella, la ragazza che fa video che ci piace tanto a tutte noi, The Witch posizione di bellezza, Caterina. Ciao Caterina, se vedi sto video, se passi da me, vedrai che anche io ho preso lo tuo stesso prodotto. Ogni tanto lo recensisci sul tuo canale, fai la review del tuo canale YouTube di questo prodottino, mi pare, se non mi sbaglio, correggimi se sbaglio. Però anche a me deduco che mi piace tanto questo prodotto e lo trovo assai buono, quindi top. È un prodotto schiumogeno a base di appunto schiuma con il puff, come si dice, come dire, sì, la schiuma, la nuvoletta, come la chiama The Witch posizione di bellezza, ed è il mousse, appunto è il mousse, ed è quello che si è più, ah sì, ce n'era un po', vedete, ha fatto anche il getto ASMR molto buono, vedete, cioè, e questa è la schiumetta, come vi ho fatto vedere nei video miei della morning routine, che ogni tanto la rifarò se riesco, perché non è detto. E questo è della Vichy, mi ci trovo bene, secca un po' la pelle, devo dire la verità, però ci metto della crema su il mio viso e tutto ok, mi ci trovo bene, anche se secca un po' la pelle, però me la uso o per struccarmi o per lavarmi il viso, più che altro la uso solo per struccarmi, perché per lavarmi il viso uso ben altro, che è meglio. Ultimo, e ho finito, e ora finalmente, L'Oreal Revive, olio straordinario, balsamo nutre e con oli di fiori preziosi, intensa brillantezza e morbidezza. Capelli secchi, per capelli secchi, allora sì, mi piace, ce n'era da 200 mm di prodotto per un paio di 12 mesi, ma il profumo era buono, è buono, ne un altro, ma quando lo metto sui capelli o sulla cute, e se lo stesso era sbagliato, ma come dire, non mi ha fatto impazzire, perché mi ha un po', mi sono sentita un po', non dico irritare, ma bruciacchiare un po' la cute, non so se è una cosa normale o meno, fatemi sapere, specialmente tu Caterina The Witch posizione di bellezza, se è una cosa normale o meno, tu che ti intendi di parruccheria, ovvero tra trucco e parrucco. Non so se tu hai fatto, Caterina, un corso di parrucchiera a Parigi, di parrucchiera, se mi fai sapere se questo shampoo è normale, no, non shampoo, cosa sto dicendo? Sì, questo balsamo è normale che mi faccia un po' di fastidio alla cute quando vado a fare il balsamo sulla mia capelli, boh, è strano, fa una cosa molto curiosa. Quindi come promozione mi piace, ma quando vado a massaggiare sotto la doccia rilassandomi, non lo so, c'è qualcosa che noto qualcosa di strano, o sono io che magari è una cosa normale e sta pulendo il cuoio capelluto, o è una cosa da un po' da non sottovalutare, che magari può dar fastidio, sia o una cosa un po' momentanea, non lo so, boh, beh. Perché io non sono mai stata allergica a nessun prodotto, tranne che altri prodotti per il make up, ma quello non c'entra niente. Comunque niente, questo video termina qui. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, fatemi sapere sotto i commenti. Tra tutti i prodotti che vi ho fatto vedere, che vi ho mostrato, recensito, fatto la review, come quello che volete voi, e noi ci si becca al prossimo video. Comunque niente ragazzi, fatemi sapere se appunto qualche uno di questi prodotti l'avete mai provato, testato sui vostri, sulla vostra pelle e via dicendo, o come si suol dire. E noi appunto ci si becca, ecco, non vi ho mostrato ragazzi, aspettate un attimo, il mio trucco che l'ho fatto prima poco fa, il rossetto, quello della Valentina Ferragni lip gloss più che altro. E questa è quella palettina della Opulence di Zoeva, bellissima, il trucco blu, perché è un blu mare, come quello della Sardegna, bellissimo, che volevo far risaltare un po' gli occhi, ma non so se ci sono riuscita, quindi fatemi sapere voi se vi piace o meno questo trucco, sì, da una parte è messo un po' carino, dall'altra, vabbè, mi rifarò la prossima volta, il prossimo trucco che sarà. Che verrà, che mi come si può dire, sì, vabbè, avete capito, che riregistrerò.
Niente ragazze, adesso il video finisce qui. Se questo trucco appunto vi è piaciuto come ve l'ho mostrato in questo momento, fatemi sapere. Ma prima di tutto fatemi sapere, scusate un po' la mia dilungarmi, però volevo stare un po' di più con voi. Pazienza, se, ma se, se siete andate via, ciccia, va bene, ok. Ciao, un bacio, vi voglio bene, statevi bene e alla prossima. Ciao.